Recensione del canale video, vi faccio fare un saltino indietro nel tempo. Arriviamo al 1989-90, quando nelle sale giochi italiane, se volevi farti una partita al calcio, dovevi per forza imbatterti in Euroleague. Euroleague nasce da una costola di Tecmo World Cup 90, il gioco prodotto proprio dalla stessa Tecmo appena un anno prima. World Cup 90, come il nome ci suggerisce, permetteva di utilizzare le squadre nazionali, ma purtroppo in Occidente non fu accolto al meglio. Il problema fu nello sviluppo, affidato a un certo Toshimori Kagata, il quale amava molto di più le strambe invenzioni che il calcio. Era infatti palese che Kagata avesse fatto una cagata quando ci si accorgeva, ad esempio, che la maglia dell'Inghilterra era arancione e quella dell'Italia invece rossa, con pantaloncini verdi, proprio ad imitare la bandiera italiana. Tecmo però cerca di recuperare, quindi licenzia Kagata e assume il più esperto Mashiro Tamigi. Mashiro conosceva l'Italia per mai dire banzai e soprattutto amava il calcio. Aveva visto giocare proprio in Italia gente come Careca e Maradona nel Napoli di Ottavo Bianchi. Oppure aveva ammirato il trio olandese del Milan con Rijkaard, Van Basten e Gullit. E infine, sempre a Milano, nell'Inter, aveva visto giocare i tre tedesconi. E quindi decide di puntare tutto sulle squadre di club. Ad aprire il gioco il menu iniziale, 8 squadre europee, di cui 3 italiane, a farci ricordare come siano cambiati i tempi. 3 le squadre spagnole, Barcellona, Real e Atletico Madrid, Bayern Monaco, PSV Eindhoven e le già citate Inter, Milan e Napoli. L'obiettivo del gioco è quello di scegliere una squadra e di sconfiggere le 7 squadre rimaste con la migliore differenza reti. Ogni partita dura 2 minuti effettivi e il pareggio non è contemplato. Per evitare di spendere altre 200 lire in sala giochi all'epoca, bisognava vincere per forza. Graficamente il gioco non era niente male. L'unico problema, causato proprio da Mashiro Tamigi, fu quello di fare il pallone gigante, perché voleva somigliasse alla sua testa. È palese infatti che il pallone sia molto più grande rispetto al resto degli sprite. Se calcoliamo la sua altezza partendo dal manto erboso, ci rendiamo conto che arrivi quasi alle ginocchia dei giocatori, facendo apparire tutto un po' più piccolo. I giocatori, tra l'altro, sono tutti uguali tra loro e quindi non potrete riconoscere alcuna star, non potrete vedere la folta chioma di Maradona oppure Gullit o Van Basten. Mashiro Tamigi, noto nazionalista, aveva infatti anche eliminato i giocatori di colore, tant'è che non ne vedrete mai nessuno in nessuna squadra. La giocabilità del gioco è sicuramente essenziale, la leva direzionale vi permette di spostarvi nel campo e abbiamo 2 soli tasti, uno per il tiro e il passaggio basso, l'altro per il tiro e il passaggio alto, quindi non abbiamo nemmeno una differenza tra il tiro e il passaggio. I 2 tasti possono sia tirare che passare, quello che cambia è solo se fare il tiro alto o il tiro a pallonetto e nel caso del passaggio se fare un cross o un passaggio basso. E non abbiamo la possibilità di cambiare giocatore in fase di non possesso palla, quindi dobbiamo per forza utilizzare il giocatore che ci verrà affidato dal computer e i portieri sono manuali e quindi, come si suol dire in questi casi, portieri da mille e una quaglia. Ma siamo pur sempre nel 1990 e dobbiamo accontentarci di quello che all'epoca passava il convento. Sempre con l'utilizzo dei 2 tasti è possibile poi fare le acrobazie aeree, il colpo di testa col passaggio alto e la rovesciata col passaggio basso. Sicuramente tra i metodi più infallibili per segnare, soprattutto ai livelli più bassi, è quello di andare sulla fascia, fare un cross al centro, portarsi sul secondo palo e ficcarla dentro di prepotenza. Un altro metodo che in sala giochi era gettonatissimo era quello di fare finta di andare da una parte per poi girare e buttarla nell'altro. Il portiere quasi sempre rimaneva di sale, ma alla fin fine, se proprio andiamo a vedere, sicuramente il metodo che può essere più prolifico e portare più gol è quello di fare un bel pallonetto in diagonale
all'Alessandro Del Piero e quindi portarsi più o meno lì sulla lunetta, come potete vedere nel video, e ficcarla dentro. Ecco qui che infatti il Milan prende la seconda pappina e, se non ricordo male, nel giro di pochi secondi ne prenderà un'altra identica. In conclusione, con tutti i suoi difetti, Euroleague resta un gioco divertente da rigiocare e ancora valido soprattutto in single player, per il gusto di arrivare alla schermata finale che vi farà godere non poco. Non ve la spoileriamo. La curva di apprendimento è bassa e quindi non c'è la frustrazione tipica dei giochi di una volta. Buttarla dentro allo scadere sbloccando uno 0-0 morto potrebbe farvi godere un bel po', quindi il nostro voto è un bel 7 pieno di stima. Vi invitiamo quindi a rigiocare questo gioco e vi ricordiamo che lo potrete trovare sulla nostra Nerd Dream a breve in vendita. Seguite il nostro canale, iscrivetevi, ciao a tutti!